Oggi, lo possiamo vedere sulla Fondazione Gimbe, è la regione che sta vaccinando di più. E infatti anche sulle terze dosi siamo a oltre i 160.000 terze dosi somministrate. Non so dove è venuta la notizia che non ci siano i vaccini, perché i vaccini ci sono e come. Moderna e Pfizer. Quindi sarà stata una situazione di equivoco nel trasmettere questa notizia. Chiunque si deve vaccinare, spero ancora quei 250.000 che non hanno fatto la prima dose possano andare agli hub e farlo, coloro che hanno la terza dose secondo le indicazioni chiaramente che noi gli diamo. Per quanto riguarda il bilancio, per me è stato importante ieri il consiglio, perché è stato il modo per chiarire quello che poi del resto mi aveva detto il vice ministro Costa, vice ministro della sanità, che era venuto ieri mattina per l'incontro all'Istituto Farmaceutico Militare, persona molto competente, molto seria, il vice ministro Costa, con i quali ci siamo intrattenuti e che mi ha rassicurato sul fatto che ci saranno nei provvedimenti di bilancio degli interventi a sostegno dello sforzo che le regioni hanno fatto nel 2021, perché non vi dimenticate che è stato tutto a carico delle regioni. Nel 2020 le cure all'interno degli ospedali e delle strutture sanitarie. Nel 2021 vi è stato lo sforzo sulle cure, perché negli ospedali e nelle terapie intensive si andava. Considerate, in terapia intensiva costa a chi eroga il servizio 1.200 euro al giorno una terapia intensiva, impegna 8 persone, impegna, lo sappiamo bene, quali diciamo sofisticate apparecchiature tecnologiche, ma contemporaneamente noi ci siamo trovati nel 2021 anche tutta la macchina della vaccinazione, che è iniziata proprio nel gennaio 2021. Abbiamo chiesto come regioni allo Stato, per tutte e 20 le regioni, 2 miliardi e mezzo, se anche ne arrivano 2 miliardi, per la Toscana sono 150 milioni e sono quelli che ci possono consentire di chiudere il bilancio.